Ciao gente, nuova spesuccia da Coop, come si vede dal volantino. Questo è il loro volantino e queste sono le loro bellissime, diciamo, cabas. Questo è il filo della telecamera che non c'entra niente. Queste qua sono le bellissime, io le chiamo cabas, però sono le loro borse. E questa è la terza con dentro la spesuccia. Allora, vediamo di non fare danni. Come prima cosa, finalmente. E dico finalmente, da loro ho trovato questi Rice Krispies, che sono questi rotolini di mais rotondi. Non li trovo più da nessuna parte, finalmente da loro li ho trovati. Io sono andata alla Coop di Busto Arsizio. Poi ho preso queste gallette della Viviverde, come si vede Coop, marchio Coop, e sono gallette di riso integrali più biologiche. E le mangia mia figlia, a lei piacciono tanto e allora vabbè, le ho prese. Poi, altro prodotto Coop, il deodorante per lavastoviglie, questo dice 60 lavaggi. Neutralizza gli odori sgradevoli con la freschezza del limone, è quello praticamente che si attacca al cestellino della lavastoviglie. Poi, finalmente anche da loro, e non lo trovo da nessuna parte, ho trovato il mascarpone Granarolo. Io faccio una fatica, infatti di questi ne ho presi due, come si può vedere. Io faccio una fatica terribile a trovare questo buonissimo mascarpone. Trovo solamente il Santa Lucia. Poi ho voluto provare il loro latte, sotto, consiglio di Tiziana, grazie Tiziana, il fiorfiore della Coop, latte fresco alta qualità di montagna. Quello da penso litro, sì, eccolo qua, e vediamo se mi piace. Poi ho trovato buonissimo profumo, l'ho già snusato, è il gel doccia sempre della Viviverde Coop Delicato per una bellezza semplice, fresca e naturale. Questa dice ingredienti provenienti da agricoltura biologica senza oli minerali, parabeni, siliconi, coloranti, PEG e polimeri sintetici. Che è questo qua, vediamo se riesco, eccolo qua, a farvelo vedere, è da 250 ml. Lo provo per Alice perché ogni tanto qualche bagnoschiuma le dà fastidio e le irrita la pelle. Poi c'era in offerta i preziosi bouquet vaniglia Coop morbidente concentrato 30 lavaggi. E poi i prezzi, se volete, ve li metto dopo perché adesso non ho sotto mano lo scontrino. Questo è bouquet vaniglia, è da lì 750 ml. L'ho già snusato anche questo ed è molto buono. Poi, allora, ho preso il Lenor e questo qua me lo ricordo che costava 1,99 € in offerta. A me piace molto il Lenor, soprattutto questa profumazione ammorbidente concentrato Pure Care e dice 28 lavaggi, ma io ne faccio anche meno perché mi dura poco, da 711 ml. Poi un altro ammorbidente sempre della Coop, Delicati Abbracci, questo qui ammorbidente concentrato 30 lavaggi, ipoallergenico dice e niente, sempre da 750 ml e anche questo è molto delicato come profumazione, mi piace e lo proveremo. Poi, come non potevo prendere queste cose qua, allora della Viviverde Coop ho preso la crema viso nutriente protettiva per pelli secche e delicate. La Minù che gioca col sacchetto, ma anche no, eccola lì. Minù, cosa stai facendo col sacchettino? Ecco, brava. Allora, questa è per una bellezza semplice, fresca e naturale. Dice sempre ingredienti provenienti da agricoltura biologica, bla bla bla. E poi proveremo anche questa qua, eccola qua. Non mi ricordo cosa l'ho pagata, adesso poi vi metterò tutto bene. Poi, altra cosa, ho preso questo shampoo delicato della Viviverde Coop, sempre per una bellezza semplice, fresca e naturale, e sempre uguale come prima, dice ingredienti provenienti da agricoltura biologica, anche se io non ci credo tanto, però mi piace questa cosa senza oli minerali, parabeni, siliconi, coloranti PEG e polimeri sintetici da 250 ml. Era tutte cose comunque non tanto care, perché comunque la Viviverde e la Fiorfiore sono cose della Coop. Poi, questo sempre sotto grazie a Tiziana, che me l'ha consigliato, è questo, ho preso questo balsamo Larbara idratante protettivo della Viviverde Coop sempre, e penso sia per pelli secche a questo punto perché è idratante, e dice così, anche questo senza così
oli minerali, parabeni, siliconi, coloranti, PEG e polimeri sintetici da 44,8 grammi. Proveremo anche questo, mi ispira molto. E l'ultima cosa, come non potevo non prenderla, da buona ex edicolante ho preso il Donna Moderna. E dentro il Donna Moderna questa settimana c'è... Ta-da! Il Dash 3 in 1, sono i pod, penso ce ne sia dentro infatti uno da provare e io lo darò a mia suocera perché a me il Dash sapete che non mi piace, però mi sono presa il Donna Moderna perché ho voglia di leggerlo. Ok, allora qui ho lo scontrino, vi farò venire mal di mare, ok? E ho speso 28,92. Ora vi metterò tutto bene sotto qua. Nell'info box tutti i prezzi di tutta questa spesuccia che ho fatto, eccola qui, e questo è il loro cataloghino. Ciao gente!